Buongiorno a tutti, siamo qui con Cirillo del Fossano. Oggi un pareggio 0-0 contro Villafranca. Ti chiedo che partita è stata, che pareggio è arrivato oggi. È stata la partita che ci aspettavamo. Loro l'hanno approcciata bene, sono stati bravi. Bisogna fare i complimenti a loro innanzitutto perché venire qua dove abbiamo quasi sempre vinto e c'è il filo da torcere. Non è semplice, poi noi le nostre occasioni le abbiamo avute, sì, magari siamo stati un po' meno lucidi del solito, però cosa vuoi recriminare? È stata difficile, ma sono così queste partite, non è finito niente, anzi, niente, così, andiamo avanti. Insomma, che hanno fatto quattro partite alla fine del campionato, ti chiedo che partite saranno adesso, cosa vi aspettate in questo finale di stagione? Quattro finali quasi. Sì, quattro finali, tre in una settimana, che sarà cruciale la prossima settimana. Ma niente, noi siamo questi, rimaniamo questi, non è un pareggio che ci cambierà. Siamo convinti di quello che possiamo fare, siamo convinti anche che il percorso della squadra che ci sta davanti non è facile. Quindi adesso ci sta testa bassa così, perché anch'io sto rosicando, però. Comunque siamo a meno 3 e cerchiamo di fare più punti possibili come abbiamo fatto da quando sono arrivato e andiamo avanti. Chiedo che finale di stagione sarà con il Saluzzo e con le altre squadre dietro, perché è un campionato quasi mai così equilibrato. No, sì, è un campionato equilibratissimo. Comunque ci sono 4-5 squadre veramente che si equivalgono quasi. E secondo me ci sarà ancora qualche colpo di scena, quindi quello che dobbiamo fare noi è stare sul pezzo e sperare che a questo punto di uno scivolone del Saluzzo. E innanzitutto pensare anche di rimanere secondi, perché mal che vada comunque un secondo posto non è male. E comunque favori di casa poi Esatto. nei playoff. Ti chiedo solamente più questo, oggi il caldo si è fatto sentire, ti chiedo se può essere una scusante di una partita un pochettino più sottotono anche da parte di entrambe le squadre in realtà, oppure più un fattore Ma penso esterno. che comunque il caldo, con questo caldo qua si abbassino i ritmi, ma in generale, comunque anche loro. Noi se eravamo anche più abituati perché ci alleniamo sempre più o meno a quest'ora, loro non so quando si allenano, però se doveva sfavorire qualcuno, magari doveva sfavorire più loro perché non erano abituati, quindi non è assolutamente una scusante. Ottimo, grazie mille. Grazie a voi.